GTA 6 verrà odiato dalla community, secondo Tom Henderson. Già. Xbox Game Pass, ragazzi, sembrerebbe essere un po' poverino nel 2022, perlomeno di giochi AAA. E Activision Blizzard, sono usciti i risultati finanziari e sta facendo più soldi col mobile che con qualunque altra cosa. Già, questo è altro nella puntata di oggi. Ben trovati su Crystal News, gente, e un saluto a tutti quelli che stanno vedendo questo episodio su YouTube oppure sul podcast. Allora, ragazzi, molte persone sono grandi amanti del Game Pass e io sono sicuramente tra questi. Nuovo servizio, nuovo. Ormai è passato un po' di tempo, in effetti. Il servizio di abbonamento di Microsoft, un po' alla Netflix dei videogiochi, ha avuto e sta avendo molto successo. Ma in questo 2022 è risultato un po' meno convincente del solito, principalmente perché non è che da parte di Microsoft, lato videogiochi, sia uscito chissà che di mega sconvolgente, d'accordo? E a quanto pare, fino alla fine del 2022 forse ci sarà un po' una penuria di giochi AAA, anche di terze parti, e vediamo un po' perché. Xbox Game Pass. Niente AAA, day one di terze parti fino al fine 2022 per Special Nick. Nell'attesa che le sue anticipazioni sull'arrivo di tanti leak su God of War Ragnarok si concretizzino, e ne abbiamo parlato, Nick Baker di Xbox Era ha affermato che Microsoft, a suo dire, starebbe riscontrando dei problemi nel portare giochi AAA di terze parti al day one su Xbox Game Pass. L'insider conosciuto come Special Nick ha infatti manifestato questa sua preoccupazione nel corso dell'ultimo podcast tenuto da Xbox Era. Stando a quanto suggeritogli dalle sue gole profonde interne al team Xbox, Nick Baker ci informa che la casa di Redmond non avrebbe ancora siglato alcun accordo con delle case di sviluppo e produzioni di terze parti per lanciare dal day one su Xbox Game Pass i loro videogiochi più importanti in uscita entro la fine del 2022. Prendendo spunto da queste indiscrezioni, Special Nick teme perciò che la divisione verde crociata di Microsoft non sarà in grado di garantire l'approdo di titoli AAA di terze parti su Xbox Game Pass da qui fino alla fine dell'anno. Beh, forse a causa dell'inatteso rinvio di videogiochi come Warhammer 40.000 Darktide, Stalker 2 o Replaced, verificatosi in questi mesi. Beh, questi non sono proprio AAA, forse Stalker sì, però vabbè. Lo stesso Nick Baker, d'altro canto, ritiene che da qui alle prossime festività ci sia però tutto il tempo per rimediare. Sottolinea infatti che le sue indiscrezioni sulla possibile assenza di AAA fotografano la situazione attuale, non precludono affatto la possibilità per la casa di Redmond di stringere degli accordi lampo con le software house e publisher che si accingono a lanciare i loro videogiochi su PC e console. Beh, ragazzi, questa è una cosa che in realtà mi sento dire spesso dalla community o da altri utenti. Il Game Pass, vabbè, non convince tutti, ovviamente, perché devono piacerti i giochi che sono nel Game Pass, deve piacerti il tipo di giochi che ci sono. Ma in quest'ultimo anno ho sentito spesso alcune persone dire che, beh, prima era interessante, però dopo un po' effettivamente mi mancano alcuni titoli. Se sei interessato principalmente ai giochi AAA, effettivamente il Game Pass quest'anno potrebbe essere un po' povero di contenuti, no? Magari da non giustificare la spesa dell'abbonamento. Ci sta, cioè dipende dai gusti di ciascuno. Come mai? Beh, principalmente perché in effetti molti titoli sono stati rinviati. Se Starfield non fosse stato rinviato, l'avremmo dovuto vedere da qui a breve, e quello sarebbe stato una forza piuttosto importante. Anche Warhammer 40.000 Darktide, Stalker 2 sono dei titoli, e sì, anche lo stesso Replaced, anche se è un titolo un po' più piccolino, sono degli esempi di come effettivamente c'era una programmazione per la seconda metà del 2022 da parte di Microsoft, ma per varie ragioni è saltata, ok? Il fatto che sia saltata lascia un po' sguarnito il Game Pass di una certa categoria di titoli, e a quanto pare non ci sono accordi in essere. Il motivo, a dire la verità, è un po' difficile dirlo, d'accordo? Anche perché effettivamente per giochi AAA arrivare nel Game Pass significa che Microsoft deve tirare fuori un sacco di soldini, e evidentemente non ci sono state delle situazioni che hanno consentito di avere questo accordo qua. Sì, c'è tempo per rimediare, però non mi viene in mente qualcosa in particolare che possa finire sul Game Pass al day one, proprio di giochi AAA però intendo, si sta parlando di quella categoria di giochi lì. Non lo so, ragazzi, è effettivamente, credo, un anno un po' di passaggio per Microsoft da molti punti di vista. Questo è l'anno in cui c'è stata l'acquisizione di Activision Blizzard, e quindi è chiaro che si è puntato molto sull'acquisizione, che però sono un modo per guardare al futuro, per accaparrarsi al momento una parte degli introiti, ma anche per quanto riguarda l'acquisizione stessa deve essere ancora finalizzata. Perciò c'è tanta roba, in effetti, in arrivo, però non è in arrivo a breve, e questo lascia un po' sguarnito il 2022, però
Purtroppo, se non avviene qualcosa, così sarà. Poi ognuno ha i suoi gusti. Per tanti, invece, il Game Pass è pienissimo di roba da giocare, ci sta. Però, magari, si potrebbe fare qualcosa anche per questo altro tipo di utenti. E perfettamente connesso al discorso che stavamo facendo, ragazzi, connesso proprio al Game Pass, l'acquisizione di Activision Blizzard porta, o perlomeno porterà, nel Game Pass una serie molto importante di titoli, ma soprattutto di titoli estremamente amati dalla community, che saranno accessibili in svariatissimi modi. E questo, sì, porterà tanto, tanto valore a Microsoft. Quanto? Beh, secondo un analista in particolare, questo farà la fortuna del Game Pass. Activision ex Microsoft, Activision per Microsoft, sì. Il matrimonio farà la fortuna di Xbox Game Pass secondo Pachter. Mentre in rete si continua a discutere il botta risposta tra Microsoft e Sony sul futuro di Activision e Call of Duty, l'abbiamo già trattato questo argomento piuttosto miserabile, devo dire, il noto analista Michael Pachter guarda il futuro per soffermarsi su quello che a suo dire sarà l'effetto più dirimente all'acquisizione, ovvero la crescita esponenziale di Xbox Game Pass. L'esponente di Wedbush Securities ritiene che il matrimonio a 70 miliardi di dollari tra Microsoft e Activision si concretizzerà molto presto, sono d'accordo, e di conseguenza occorre iniziare a ragionare sull'inevitabile terremoto videoludico determinato all'ingresso del colosso del publishing americano nella famiglia di Xbox Game Studios. A detta di Pachter, infatti, l'accordo tra la casa di Redmond e i vertici di Activision Blizzard rafforzerà enormemente la visione delineata da Microsoft col servizio in abbonamento. La loro idea è quella di portare i videogiochi su ogni dispositivo che ha uno schermo, un mercato globale da 3,5 milioni di abbonati potenziali. Per questo ritengo che Xbox Game Pass possa crescere e passare presto 3,5 miliardi, sì, esatti, abbonati potenziali, possa passare presto a 25 a 100 milioni di abbonati. Già, quanto al rischio del monopolio, ecco, non ha senso escludere tra spunti alle ultime fusioni, non ha senso escludere un pubblico così vasto. Guardate cosa sta facendo Disney dopo aver acquisito la Fox, ma mica smesso di lanciare i propri film al cinema e obbligati i propri fan a abbonarsi a Disney Plus. Una cosa simile si sta verificando con la HBO e la ritengo una strategia molto intelligente. Se Microsoft seguirà questa strada, avrà dalla sua Activision, che in questo genere di strategia è davvero molto brava, e lo dimostra il fatto che gran parte delle loro entrate deriva da questo genere di accordi. Perciò ritengo che per Microsoft tutto ciò sia un'enorme opportunità. Beh, mi viene da dire che sono d'accordo, ragazzi. È difficile dire se questa cosa sia valga effettivamente questa abnorme quantità di miliardi, ma onestamente a cifre attuali mi viene da dire di sì, perché già il solo franchise di Call of Duty probabilmente riuscirà a far rientrare Microsoft nelle spese nel giro di un po' di anni, e poi c'è tutto il resto, il che vuol dire che, ragazzi, ragionevolmente un tot di anni e Microsoft sta bene. Però badate bene, questo non significa che sia tutto fermo. Il che vuol dire che questi franchise devono rimanere rilevanti, quindi vanno gestiti bene, vanno supportati, e tutte le aziende sotto Microsoft devono continuare a fare un ottimo lavoro, perché se no non valgono il prezzo incredibile a cui sono state acquisite, no? Bene. Quindi sì, sulla carta sono d'accordo. Questa mole di roba farà la fortuna del Game Pass facendolo aumentare? Beh, non credo che sia irragionevole pensare ai 100 milioni di abbonati, soprattutto in ottica futura, quando xCloud sarà molto più accessibile con l'arrivo della pennetta, con l'arrivo di tante applicazioni proprio per le TV. Io credo che gli abbonati a Game Pass aumenteranno, soprattutto quando verranno lanciati dei prezzi dedicati e delle app adatte per tutti quanti i sistemi operativi, anche in altri paesi. Quando quindi sarà molto più accessibile la cosa e i prezzi saranno competitivi, secondo me i 100 milioni sono tanti, ma non è una cosa irraggiungibile. Ve lo ripeto, però devono rimanere competitivi con i titoli, questi titoli devono continuare ad attrarre così tante persone, e perché se viene fuori un competitor di Call of Duty che si ruba quel tipo di utenza, allora, sapete, sì, c'è questo rischio. Quindi stiamo a vedere, sulla carta sono d'accordo per ora, però non è detto che questa cosa rimanga così, proprio in eterno. E rimaniamo un attimino a parlare di Activision Blizzard, perché qualcuno potrebbe avere leggermente notato che nell'ultimo periodo, ragazzi, si sta facendo molto per i giochi mobile. Ne sono stati presentati due, che sono Diablo Immortal e Warcraft Arclight Rumble, e altri due si è saputo che erano in sviluppo ma sono stati cancellati, no? Il che vuol dire che c'erano, da parte di Activision Blizzard, 4 giochi in sviluppo, questo soltanto lato Blizzard, senza parlare poi di Activision con il suo Call of Duty Mobile e altro,
e poi King, che uno se la dimentica sempre, no? Ma quella è basata sui giochi mobile. E sono venuti fuori gli incassi dell'ultimo trimestre, no? Ecco, guardate un po'. Dati gli incassi mobile di Activision, è quasi eroico che continua a fare giochi per PC e console. Come mai? Quando ci troviamo di fronte a realtà come Activision Blizzard, che include anche King, gigante titoli mobile, e vediamo quali numeri facciano registrare ciascuna delle sue divisioni, è quasi sorprendente vedere che continuano a investire su videogiochi per PC e console, che ovviamente rappresenta un'importante fonte di guadagno, ma che, nemmeno sommandola all'altra, non si avvicina agli incassi che arrivano dal capillare mercato mobile. Compagnia americana ha pubblicato i dati per il suo Q2, svelando di aver avuto circa il 51% di entrate solo dal gaming mobile. In puri numeri parliamo di 831 milioni di incassi da giochi mobile, mentre da console sono arrivati 376 milioni. E poi da giocatori PC sono arrivati 322 milioni nel quarto di riferimento. Eventi di sport sono 105 milioni di entrate. Ci avreste mai pensato che Activision Blizzard e il mercato PC finisse terzo? Già. Sono numeri assolutamente notevoli che danno molto bene l'idea di quanto vasto sia il pubblico che si può raggiungere con il mercato mobile. Tutti hanno uno smartphone e potenzialmente tutti potrebbero scaricare un gioco. Attenzione, adesso arriva la cosa interessante. A maggior ragione se pensiamo che questi incassi arrivano soprattutto dai giochi King e non da Call of Duty Mobile o da Diablo Immortal. A fare la parte del leone, infatti, sono stati titoli come Candy Crush Saga e Farm Heroes. Di questi 831 milioni arrivati da mobile, infatti 680 milioni sono stati incassati solo dai giochi King. Vale la pena fermare la lettura e rileggere quest'ultima parte, sì. Per riassumere, mobile 831 milioni, di cui dalla sola King 680, console 376, PC 322, eventi eSport 105. Se teniamo conto del fatto che i cosiddetti giochi AAA sono molto costosi da realizzare, il rapporto costo-beneficio ai giochi mobile è impressionante. No, per carità, serve molto anche per sviluppare quelli fatti bene i giochi mobile, questo assolutamente. Però non ci sono dubbi che sempre più grandi IP arriveranno anche su mobile, con adattamenti appositamente pensati e un modello di monetizzazione che, lo dicono i numeri, i portafogli con cui gli utenti votano, questa... Potreste farmi il piacere di ricordare a memoria questa frase? Per piacere, i portafogli con cui gli utenti votano? Ecco, è decisamente in salute. Soprattutto se pensiamo al rallentamento che sta subendo invece Call of Duty. Di recente Activision Blizzard ha lanciato il chiacchierato Diablo Immortal, adattamento nato solo come mobile, ma poi anche su PC. Che altro c'è da dire, ragazzi? I numeri parlano più chiaro di qualunque altra cosa. Noi possiamo stare qua all'infinito parlando e dibattendo su che cosa è necessario fare, su che cosa è bello o brutto, su che cosa eticamente sarebbe il caso di fare, e per carità mi fa piacere farlo e continuerò a farlo, ma sono sempre perfettamente consapevole che mi sto rivolgendo a, non solo per le dimensioni del mio canale, ma anche se fossero gigantesche le dimensioni del mio canale, mi sto comunque rivolgendo a una platea ristretta di giocatori, quelli a cui importa questo tipo di ragionamenti, e sono in prevalenza giocatori classici. Poi c'è il mondo mobile, che come abbiamo visto vale quello che vale. E siccome se seguite le news da un po' questa cosa la sapete già, io credo che non rimarrete particolarmente sorpresi da questo. Vi farà un po' più effetto vedere la reale dimensione in proporzione con il resto, anche all'interno di una ditta come Activision Blizzard, che non è nata per i giochi mobile. Ma come potete ben vedere, ragazzi, King ha fatto da padrone qua a sto giro. Ancora più di quanto mi immaginavo io stesso, devo dirvi la sincera verità. Quindi... speriamo tanto che le cose cambino, ma non vedo come. Cioè, io credo che adesso continueranno a sviluppare giochi mobile. E mi va anche bene, se non fosse che ho come l'impressione che questo abbia portato effettivamente i team a dedicare meno tempo ai giochi come World of Warcraft, come Diablo 4, mo stiamo a vedere che cosa succederà, come Overwatch, e se è visto. Mo vediamo cosa faranno con Overwatch 2, ma il primo Overwatch è stato un tantino abbandonato nel corso del tempo. Spero davvero che le cose cambino, ma... per ora io la vedo un po' grigia, ecco. Abbiamo già parlato in maniera abbastanza copiosa dei rumor sul nuovo GTA 6, che dovrebbe essere
meno abrasivo, meno scottante e meno cattivo e politicamente scorretto del solito. Adesso non è esattamente al 100% così, vi invito a vedere il mio vlog recente che parla del report di Jason Schreier, d'accordo? Ma c'è un altro, diciamo un'altra figura nota a noi, e che non è un giornalista videoludico ma è un insider molto famoso, che pensa, e anzi è quasi convinto, che GTA 6 sarà odiato dalla community. GTA 6 sarà odiato dalla community, Tom Henderson riflette sul nuovo tono di Rockstar. Un recente scambio di battute sui social, il noto leaker Tom Henderson ha dato spunto alle ultime rivelazioni di Schreier su GTA 6 per condividere interessanti riflessioni sull'accoglienza che a suo dire verrà riservata al prossimo capitolo di Grand Theft Auto dai fan dell'iconica serie Rockstar, e dice: non importa cosa offrirà GTA 6 in termini di mappa, personaggi, storia e attività da svolgere, non posso fare a meno di pensare che la community lo odierà. Beh, probabilmente sarà il gioco più venduto di tutti i tempi, ma sono davvero curioso di scoprire quale reazione scatenerà negli appassionati. Al netto le considerazioni su quasi scontato record di vendite di GTA 6, per il leaker la natura divisiva del lavoro starebbe portando avanti Rockstar potrebbe provocare un vero e proprio terremoto nella community. Se penso al futuro di GTA, sono indeciso su come dovrei sentirmi. Adoro l'umorismo e la satira graffiante della serie, ma so anche che i tempi sono cambiati e alcune cose potrebbero non essere più appropriate. Già. Chissà come mai. È davvero enorme il lavoro che attende Rockstar nel capire quali siano i nuovi equilibri da trovare, ma penso che qualunque cosa facciano non sarà abbastanza. Ah, ragazzi, non voglio tanto tornare sul tema perché ne abbiamo già parlato in maniera veramente approfondita, perfino troppo, considerando che si tratta solo di report e lì che il gioco non l'abbiamo visto neanche da lontano. E infatti nel vlog io vi avevo raccomandato alla calma, poi puntualmente disattesa da buona parte di quelli che stavano commentando, però vi avevo diciamo intimato di avere un po' di pazienza prima di accusare la ditta e uno dei giochi più grandi del mondo videoludico di essere praticamente una sorta di roba imbottita di ideologia o cose del genere, perché prima il gioco bisognerebbe vederlo prima di puntare il fucile, sparare proprio e partire alla carica, no? Ma al netto di questo, io non sono sicuro del record assoluto di vendite per il semplice fatto, cioè io sono sicuro che venderà tantissimo, però si tratta di battere GTA 5 che ha dei record spaventosi di vendita, cioè è il gioco più venduto della storia dopo Minecraft, non penso che sia facile nemmeno per Rockstar bissare questo tipo di cose, nonostante l'attesa spasmodica che c'è per GTA 6, io credo che battere le vendite di GTA 5 non sia proprio uno scherzone, ok? Quindi io su quello non ci metterei proprio la mano sul fuoco. L'articolo dice addirittura quasi scontato record di vendite di GTA 6. Boh, a me non sembra proprio così scontato. Anzi, Rockstar dovrà fare un lavorone per bissare il successo di GTA 5. Per carità, ripeto, sono convinto che venderà tantissimo, ma più di GTA 5? Non lo so, dipende. E poi sul tono, ragazzi, molto semplicemente, dipende anche un po' se sarà un bel gioco divertente, perché a dire la verità, moltissime persone potrebbero non sapere assolutamente niente di tutte queste chiacchiere. Queste chiacchiere potrebbero tranquillamente rimanere in una bolla, soprattutto considerato che GTA è uno dei giochi più mainstream che esistano, uno dei giochi più diffusi in assoluto. La community è solo una frazione della gente che effettivamente gioca a questo gioco. Perciò può darsi che la community lo odierà, ma la community non è l'intero insieme della gente che sta giocando, ok? Quindi a dire la verità, su tutto, come succede per qualunque altro gioco, nonostante le discussioni, io stesso vi dico, prima di tutto deve essere un bel gioco divertente a livello di gameplay, proprio nella maniera più istintiva e primordiale possibile. Questa è di gran lunga la cosa più importante per tutti i giochi, non solo GTA. Ovviamente io sono molto scontento se viene censurato o vengono tolte certe cose per motivi ideologici. Sapete quanto mi sta sulle balle questa cosa e continuerò a ribadirla in eterno. Però bisogna vedere come sarà. Bisogna vedere quanto la community veramente lo odierà, bisogna vedere che tipo di cose ci saranno, quindi per l'ennesima volta, anche nel caso dei pareri di Tom Henderson, bisogna avere un attimo di calma perché non abbiamo visto, cioè non c'è neanche un leak, non c'è neanche un'immagine del gioco. Teniamoci la, diciamo, potenziale incazzatura per quando sarà il momento. Ora passiamo alle news a ruota, ragazzi, pronti? Eidos sta già pensando al nuovo Deus Ex, ma non aspettatevi che esca troppo presto. Il famoso giornalista insider Jeff Grubb ha parlato di Deus Ex durante un episodio del suo podcast, ma ha confermato che il futuro della serie effettivamente qualcosa bolle in pentola, ma ci sarà ancora da aspettare, vediamo perché.
Stando alle sue parole, Eidos Montréal avrebbe serie intenzioni di tornare a lavorare su Deus Ex. L'obiettivo sarebbe quello ambizioso di riportare in auge il franchise e riuscire dove Cyberpunk 2077 ha fallito. Vi ricordate che ne abbiamo parlato? Bene. Una chiara dichiarazione di intenti. E la notizia è stata infatti ripresa da un altro giornalista del settore, Jason Schreier, che in un thread del forum Resetera ha invitato i fan a mantenere basse le aspettative, dato che il prossimo Deus Ex non uscirà molto presto. Tutto sembra coincidere con la più recente acquisizione di Eidos e Crystal Dynamics da parte dell'Embracer Group. Il processo è attualmente ancora in atto e porterà sicuramente a dei rallentamenti per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi titoli e la conseguente allocazione di risorse, ma le aziende non si sono certo perse d'animo. Una nota recente dei due studi, Eidos e Crystal Dynamics hanno accolto l'acquisizione molto positivamente. Embracer, dal canto suo, sembra avere le idee molto chiare sul futuro degli studi. Il Colossal ha infatti rivelato di voler ottimizzare i nuovi asset, ma soprattutto di puntare al pareggio di bilancio di Eidos e Crystal Dynamics nel giro di un biennio fiscale. Beh, ragazzi, allora, questo è un discorso molto più ampio che ha a che vedere con l'acquisizione, che ha a che vedere con tante cose. Quindi, questo è un discorso separato e se volete ne parliamo, ma magari un'altra volta. Parliamo un secondo di Deus Ex. Deus Ex, ragazzi, è uno di quei giochi che è molto amato da una categoria di utenti, però i risultati economici di questo gioco evidentemente non hanno giustificato un seguito con la immediatezza che deriva dal successo economico abbastanza evidente di un titolo quando esce, no? Quando un titolo fa un sacco di soldi, ci si aspetta un seguito o comunque un titolo molto ispirato a. Questo non è successo per Deus Ex, quindi si tratta di riprendere in mano un franchise preesistente che non ha avuto questo successo spropositato che automaticamente giustifica un seguito, e si tratta oltretutto di rivoluzionarlo a tal punto che dovrebbe riuscire dove Cyberpunk 2077 ha fallito? Io sulla prima ci posso credere, perché ci sta che un'azienda possa decidere di ritornare a prendere mano un franchise che ritiene avere ancora del potenziale nonostante i non fallimenti, i non esaltanti successi del passato. Però da qui a dire, e ve ne ho anche parlato ragazzi, che deve riuscire dove Cyberpunk 2077 ha fallito, io onestamente io direi vola basso, ok? Pensa a un nuovo Deus Ex, ok? Pensa a fare un titolo convincente, pensa a fare un titolo che sia in linea con quello che ragionevolmente puoi fare e puoi realizzare bene. Cambia quello che devi cambiare per rendere il gioco attraente per molte persone, non soltanto per i fan assoluti del titolo, perché altrimenti siamo punte da capo, e fallo in una maniera intelligente e crea una formula che funziona genuinamente sia per gli appassionati sia per eventuali nuovi giocatori. Poi comincia a pensare alle ambizioni di riuscire dove Cyberpunk ha fallito. Secondo me è un po' esagerato questo, ok? Poi Diablo 4 leak dall'alfa, editor del personaggio e schermata di avvio della partita. Come abbiamo già avuto modo di scoprire, in questi giorni si sta svolgendo la Friends and Family Alpha di Diablo 4, ossia un test riservato solamente a un gruppo ristretto di persone, ciononostante a giudicare da leak sembra alcuni degli utenti selezionati possano essere considerati davvero fidati. Qualche giorno fa il reporter Jason Schreier ha fatto notare che le impressioni dei fortunati tester con i quali è in contatto sono per la maggior parte positive, e ne abbiamo parlato. Uno scampo di informazione che ha contribuito a generare un po' di ottimismo. E su Reddit stanno quello di Ernie invece un leak a tutti gli effetti, che su Reddit e altri social stanno circolando screenshot e video dell'alfa di Diablo 4, che mettono in evidenza diversi aspetti della produzione. C'è l'editor del personaggio, che permette di personalizzare la forma e il colore viso, corpo, capelli e accessori. Si può vedere la schermata di selezione della classe, il menu di avvio della partita, il pulsante Star Game e un piccolo menu che consente di modificare il tier del mondo, saltare la campagna e cancellare il personaggio. Questi materiali ovviamente non avrebbero dovuto vedere alla luce del sole, perché tutti quanti hanno stipulato un accordo di non divulgazione che ovviamente qualcuno ha infranto, d'accordo? Però ragazzi, questa è un'ulteriore aggiunta. Come mai una cosa su un titolo così importante ve l'ho messa qua nelle news a ruota? Perché è un'aggiunta a cose che già sappiamo. Già Jason Schreier aveva parlato esplicitamente di un test in corso, a quanto pare questo è confermato da questi leak, e quindi questa è un'ulteriore conferma di qualcosa che già sapevamo, ovvero che io credo che Diablo 4, ragazzi, sia imminente. Nel senso, imminente il rilascio? Non proprio, è la prima metà del 2023, mancano ancora un po' di mesi, anche secondo le dichiarazioni dello studio di sviluppo stesso, ok? Gli sviluppatori stessi. Ma è un'ulteriore conferma che è in uno stato sufficientemente giocabile per cominciare a fare dei test che siano fuori dalla cerchia ristrettissima degli sviluppatori stessi. Il che vuol dire che non siamo troppo lontani da un'alfa chiusa aperta a un po' più persone.
Il che vuol dire che siamo ormai al punto finale dello sviluppo. Il gioco sostanzialmente quasi c'è e va fatto del lavoro di ottimizzazione su altri asset e tante altre cose che è necessario fare, richiedono del tempo, assolutamente, però ragazzi, mi spingo a dire che quasi ci siamo. Capite cosa intendo? Poi, Tomb Raider Anniversary e la remastered cancellata da Square Enix, nuovi rumor dalla Cina. Sul fondo del terremoto che sta interessando il mondo del cinema dopo la clamorosa perdita dei diritti su Tomb Raider di MGM, in rete si fa stato un nuovo rumor riguardante questa volta la cancellazione di una remaster di Tomb Raider Anniversary da parte di Square Enix. Stando a quanto ha fatto rimbalzare sui social dei curatori del fansite di Lara Croft, TheRaider.org, il colosso videoludico giapponese avrebbe deciso nel 2021 di bloccare i lavori che sarebbero stati portati avanti dai Virtus Studios per rimasterizzare Tomb Raider Anniversary. La riedizione avrebbe dovuto basarsi sul motore grafico di Rise of the Tomb Raider e attingere all'esperienza ludica e contenutistica della trilogia Reboot. La cancellazione di questo progetto avrebbe comportato anche il taglio del finale originale di Shadow of the Tomb Raider, con riferimenti all'antagonista storica di Lara Croft e la spietata donna d'affari Nathla. La vendita di Crystal Dynamics al gruppo Embracer potrebbe aver spento le residue speranze di ripresa dei lavori sulla rimasterizzazione di Tomb Raider Anniversary. Rimaniamo in attesa di una conferma smentita da parte dei diretti interessati, però c'è un altro titolo in arrivo. E questo, ragazzi, che vi devo dire? Questa è Square Enix. Io credo che avrebbe venduto una remastered dell'originale Tomb Raider Anniversary. Perlomeno abbastanza da giustificare le spese, se si tratta puramente di una remastered, secondo me, a mio parere. Però, come sapete, Square Enix è fatta così. Toglie i fondi alla remastered di Tomb Raider e poi dà i soldi a Babylon's Fall, no? Che qualcuno, io stesso ci ho messo 6 minuti a capire che quel gioco non avrebbe funzionato, e infatti così è stato, d'accordo? Però che vi devo dire, magari mi sbaglio io, però mi pare che i risultati di Square Enix parlino da soli. Io spero che qualcun altro lo riprenda in mano, ovviamente non a spese di seguiti, e però, se non altro ragazzi, sappiamo che un seguito, un nuovo, forse una nuova trilogia o qualcosa del genere di Tomb Raider, è nell'aria, ok? C'è già uno script, è pure venuto fuori con tanto di NDA violato da parte di qualcuno, d'accordo? Quindi esiste ed è confermato. Stiamo a vedere che succede. Bene gente, è tutto per oggi, grazie mille per aver visto questo episodio su YouTube e sul podcast, noi ci vediamo al prossimo e come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale, seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale tra cui link affiliati ad Amazon, Instant Gaming o link a Patreon per supportare il mio lavoro e il format delle news e infine anche il link alla playlist con tutte quante le Crystal News che come sapete escono ogni giorno su YouTube alle 7 e anche sul podcast. A domani ragazzi.